E Radio Radicale, siamo con Nicola Fratoianni, prima dell'informativa urgente di Nordio sul caso Cospito. Allora, oggi Nordio dovrà chiarire tante cose. Lei innanzitutto cosa si aspetta dal ministro e che cosa può dire di quello che è successo tra ieri e oggi sul caso Cospito con questo intervento di Donzelli che è ha aperto un grosso fronte di polemica. Lei ha avuto l'impressione che Donzelli avesse la copertura della Premier? Ma questo non lo so, quello che mi pare chiaro è che Donzelli ieri ha fatto una cosa molto grave, che qualcosa di molto grave era successo prima del suo intervento, cioè la disponibilità di documenti che Donzelli non avrebbe dovuto avere, che gli sono stati dati, come peraltro ha dichiarato da un sottosegretario di Stato, Andrea Delmastro Delle Vedove. Lei chiederebbe le sue dimissioni? Senza alcun dubbio, credo che chi utilizza il proprio ruolo in modo inopportuno e inappropriato, in modo così grave, debba rassegnare le dimissioni, e se non le rassegna debba pensarci chi l'ha nominato ad intervenire, in questo caso, la Presidente del Consiglio. È molto grave perché da un lato segnala un uso inappropriato delle istituzioni, dall'altro perché quell'uso inappropriato è stato a sua volta utilizzato per colpire le opposizioni, dunque è stato caricato di un ulteriore elemento di gravissima strumentalità, come moltissimi colleghi e colleghe hanno ricordato ieri nel dibattito che ne è seguito. L'idea che chi svolge la sua funzione costituzionale di visita e di ispezione nelle carceri a garanzia delle condizioni di chi si trova nelle carceri detenuto per aver commesso naturalmente dei reati, ma che non per questo deve essere detenuto in condizioni che non siano conformi al diritto di questo paese, possa essere associato ai reati che chi è detenuto in carcere ha commesso o alle ragioni per cui l'ha commesso, è del tutto inaccettabile. Dunque, siamo di fronte, diciamo, a una gravità che si accavalla. Ci sono molte cose gravi in quello che è successo. Che cosa mi aspetto oggi? Non lo so cosa dirà il ministro Nordio. Vorrei che un ministro della Repubblica oggi stigmatizzasse quello che è accaduto. Vedremo quello che dirà, naturalmente. Pensa che in questo Nordio sia una vittima? Ma insomma, adesso non voglio fare dietrologia. Mi pare che tutto quello che è successo sia appunto molto grave. Se fosse solo questione di mancata cautela e di leggerezza sarebbe grave lo stesso, perché chi svolge un ruolo come quello del sottosegretario di Stato, peraltro con deleghe molto importanti, non può avere questa leggerezza. Se non fosse questione di leggerezza, sarebbe anche qui grave, ma avrebbe a che fare anche con dinamiche di altra natura, magari interna alla maggioranza. Ma ripeto, non voglio spingermi su questo fronte, ripeto, vedremo oggi quello che dirà il ministro. Vuole dire qualcosa su Cospito, sulla sua situazione? Allora, lei toglierebbe il 41 bis a Cospito e ritiene che il Partito Democratico sia su questa linea? Nel Partito Democratico occorre chiederla al Partito Democratico. Io ritengo che la misura del 41 bis dell'ergastolo ostativo per Cospito sia una misura eccessiva, spropositata rispetto ai reati di cui si è macchiato, che sono naturalmente reati gravi, ma che possono essere contrastati anche sul piano carcerario con altri strumenti, compresi gli strumenti in grado di garantire un elemento di vincolo rispetto alle relazioni tra Cospito e chi è fuori dal carcere, la sua organizzazione, le sue organizzazioni, il suo mondo di riferimento. Esistono strumenti come l'alta sorveglianza, come la censura, che garantiscono di intervenire anche in questa direzione senza che si arrivi all'utilizzo di uno strumento estremo come il 41 bis. Ecco, secondo lei Cospito ha avuto relazioni, rapporti con mafiosi, criminali? Ma naturalmente non lo so, non ho gli elementi né i documenti che qualcun altro invece ha avuto, e anche in questo caso discutiamo di quali sono le relazioni che un detenuto discuta o parli con altri detenuti. Non è questione che stia fuori da ciò che si può fare dentro un carcere, compreso il fatto che si discuta del 41 bis come strumento, che non è, diciamo, non è un reato discutere del 41 bis.
della sua appropriatezza in generale. Non è questa però la discussione in questi giorni. In questi giorni discutiamo dell'appropriatezza di questo strumento nel caso Cospito, rispetto alla condizione di Alfredo Cospito, ai reati che ha commesso e a uno sciopero della fame ormai lunghissimo che rischia, se non interrotto attraverso una qualche iniziativa, di portare Alfredo Cospito alla morte. Senta, oggi qualcuno ha scomodato il paragone con Bobby Sands. Volevo sapere se lei lo trova giusto o sbagliato. C'è un rischio di fatto che questo paragone diventi realistico, perché il punto è molto semplice. Se non interviene qualche elemento in grado di sospendere, di far sospendere questa forma di lotta estrema ad Alfredo Cospito, il rischio è che Alfredo Cospito muoia a seguito di questa scelta. Sarebbe la prima volta che per una forma di lotta come questa, per uno sciopero della fame, muore un detenuto nelle nostre carceri. Penso che questo sia un problema molto serio. Bene, io la ringrazio, l'ascolteremo poi nella diretta di Radio Radicale quando interverrà in replica a Nordio e vedremo che cosa succederà oggi. Grazie intanto a Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana.